stato il Country Club Bologna a cucire quest'anno sulle proprie maglie lo scudetto tricolore dei campionati italiani a squadre wheelchair. Gli emiliani si sono imposti in finale per 2-7-1 sull'Active Sport di Brescia, al termine di una vera e propria battaglia disputata sui campi della società Tennis Bassano, un evento che in riva al fiume Brenta è ormai un'irrinunciabile tradizione. Questo è il quarto anno che facciamo il campionato italiano a squadre. Io personalmente lo ritengo il mio torneo, il nostro torneo, perché quello che mi danno personalmente questi giocatori qua non me lo dà nessun altro. C'è sempre da imparare da loro, ogni anno sono sempre più carichi, più competitivi ed è bello, è sempre bello. Io l'avevo sempre come una grande famiglia a questo momento qua e anzi ringrazio tutti quanti i giocatori che ogni anno vengono sempre in tante squadre a Bassano. Novità assoluta di questa edizione 2023 dei campionati italiani è la presenza di una squadra tutta al femminile, la Special Bergamo Sport. Silvia Morotti e Vanessa Ricci hanno dato del filo da torcere a tutti, finendo la loro corsa a scudetto solo in semifinale. Perché avete scelto di fare questa squadra tutta al femminile? Perché volevamo credere in noi stesse, visto che è un periodo in cui stiamo giocando bene, volevamo metterci alla prova e devo dire che il risultato ci ha dato ragione nel fare una squadra solo femminile. Un'edizione, quella 2023 dei campionati italiani, che ancora una volta si è confermata un successo e per la quale è arrivato anche il plauso del presidente regionale Mariano Scottone. Giocatori, io sono veramente orgoglioso di questa società perché sta dimostrando grande capacità organizzativa per quanto riguarda i tornei, molta attività giovanile, ma poi anche grande sensibilità nei riguardi di questa manifestazione, di questi ragazzi, di questi grandi atleti.